antivaccinista. E questo è nella sua autonomia, credo che c'è una fase in cui gli ordini che saranno anche rafforzati con la nuova legge che è in via di approvazione alla Camera dei Deputati, esercitano la propria capacità, la propria facoltà di stigmatizzare alcuni episodi che sono contro, non deontologici, e questo caso credo che sarà un altro caso che farà scuola, quindi ne abbiamo due, la radiazione dall'albo e la sentenza del Consiglio di Stato.